A causa di questa visita, che il modello della provincia di Varese è un modello vincente per tutta la Lombardia, per tutta l'Italia. Un centro hub che fa tamponi per tutti, lo fa con la grande professionalità della protezione civile, la polizia locale, provinciale, la collaborazione delle amministrazioni comunali, infermieri e medici in prima linea a fare i tamponi. Tempo di attesa di pochi minuti, poca coda, nulla a che vedere con le ore di coda che si stanno assistendo oggi in Lazio, in Toscana, davanti ai punti tampone. Bisogna andare in questa direzione. Mi fa piacere anche la collaborazione con le amministrazioni comunali, il sindaco Immalate che era presente qui con me e che ribadiscono il ruolo fondamentale di avere pochi punti hub sul territorio e non una frammentazione complessiva. Dopodiché, sulla situazione sanitaria, abbiamo un incremento dell'ospedalizzazione e terapie intensive. Un po' sotto rispetto a quello che immaginavamo, sicuramente le azioni, Regione Lombardia è stata la prima, anche molto criticata da alcuni, a mettere in campo delle azioni che tutelassero l'economia, ma mettessero in sicurezza la salute dei nostri cittadini. Già oltre 10 giorni fa, vedremo gli effetti nei prossimi giorni, ma siamo molto speranzosi. Non credo in un lockdown sulla provincia di Varese, non penso ci siano le condizioni sanitarie oggi per andare in quella direzione. Il sistema oggi sta reggendo grazie a un piano che si è sviluppato, che è in opera in modo molto pragmatico nei nostri ospedali e in tutto il sistema sanitario della provincia di Varese. Andiamo avanti in questa direzione, aspettiamo però risposte dal governo. Due tra tutte, il primo l'utilizzo di personale medico, non solo infermieristico, per le operazioni di tracciamento di tamponi e secondo l'utilizzo dei farmaci Covid a livello domiciliare. Oggi i medici di medicina generale e le USCA sono bloccate dal Ministero e da AIFA per utilizzare farmaci Covid a livello domiciliare. Il 95% dei pazienti oggi sta a casa, il Ministero deve sbloccare dalle facoltà alle regioni di utilizzare le USCA in modo efficace, se no è solo un bla 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 politico che continuiamo a sentire da parte del PD qui in Lombardia. Molto delicato, che prevede la collaborazione non solo di ATS ma anche del personale della SST Sette Laghi che ci aiuta nell'esecuzione dei tamponi. È fondamentale avere un numero sufficiente di questo personale sanitario, perché purtroppo stiamo andando incontro a una carenza di personale sanitario che viene impegnato, impiegato presso gli ospedali e la pressione che sta arrivando sugli ospedali fa sì che molti operatori sanitari devono essere impiegati nei reparti. Quindi quello che noi dobbiamo cercare di fare è quello di trovare delle risorse nell'ambito di questa attività che ci consenta di estenderla e arrivare anche a oltre 1.000 tamponi giornalieri. Questo è il nostro obiettivo e con le risorse attuali riusciamo a farlo. La necessità che potrebbe arrivare, io mi auguro di no, ma di dover aumentare ancora di più le tende per effettuare l'attività di tamponatura, deve prevedere altro personale e stiamo cercando in tutti i modi, attendiamo anche indicazioni anche dal punto di vista ministeriale per capire che tipo di figure possiamo impegnare per estendere il più possibile questa attività. L'idea di arrivare a 2.000 tamponi al giorno potrebbe essere necessaria, ecco, quindi dobbiamo pensare a questa attività qui. Buongiorno, abbiamo predisposto questa zona per realizzare il punto tamponi di ATS, è una zona modulare, visto che lo spazio è sicuramente dalla nostra, ci dà la disponibilità di ampliarlo. Ad oggi abbiamo predisposto 4 punti tamponi, operativi sono 2 perché i numeri consentono ad oggi di operare in totale sicurezza. Per dare la risposta che il territorio ci chiede soltanto con 2, per cui le risorse infermieristiche e dei medici sono dirottate su altre necessità più importanti. Cosa posso dire? Posso dire che la provincia di Varese, con il settore protezione civile, che ringrazio chiaramente i miei tecnici, ha dato una risposta importante ed è sotto l'occhio di tutti, tutta la cittadinanza che viene ad eseguire questi tamponi si rende conto della buona riuscita di questa idea, ma dimostra che cosa, secondo me, ancora di più? Che un ente come la provincia, in questo caso la provincia di Varese, non può scomparire, le province non devono scomparire.
perché il venerdì ATS ci ha sollevato la criticità, ci ha sollevato la problematica e noi abbiamo dato una risposta immediata. Non ci fossimo stati, la provincia di Varese in questi giorni non avrebbe effettuato queste analisi alla cittadinanza, per cui è importante essere presenti sul territorio. I sindaci, ho visto e ho sentito che hanno ringraziato l'operatività che abbiamo svolto, ringrazio anche noi, anch'io ringrazio in prima persona i sindaci, ringrazio ATS e il dottor Magrini che comunque ha avuto voce in capitolo in questo campo che abbiamo messo in opera, dottor Gutierrez, dottor Tonolini, cioè abbiamo fatto squadra, la dimostrazione che le istituzioni quando fanno squadra sicuramente riescono a raggiungere gli obiettivi.